Buongiorno a tutti, eccoci a un appuntamento oramai diventato quasi fisso. Oggi presento il pellet bow o arco ballottaio. Come dicevo nel post pubblicato, è un arco molto particolare utilizzato dalle tribù indigene in varie parti del mondo, dalla Cambogia, come mi hanno fatto notare, fino all'America Latina, e prende praticamente quasi tutta la parte del globo ed è semplicemente una piastrina agganciata ad un arco che permette di sparare proiettili, sassi o palline di argilla. Veniva utilizzato per la caccia a pennuti o per la caccia a piccoli mammiferi. Adesso andiamo a vedere come si comporta l'arco. Molto bene. La prima cosa che ho notato è che è molto difficile tirare con questo tipo di archi, semplicemente perché si rischia costantemente di colpirsi il pollice oppure l'arco stesso. E immaginate un indigeno in fase venatoria con una mano rotta, non riuscirebbe più a portare il sostentamento al proprio villaggio. La seconda cosa che ho notato, ed è un difetto tecnico, è che la precisione non è sempre uguale. Difetto tecnico perché abbiamo semplicemente utilizzato delle palline di carta con dello scotch, quindi una massa molto molto bassa e una superficie non studiata per volare. Infatti non abbiamo una geometria molto buona, ma anche un sasso non ha una geometria buona, ma sicuramente ha una massa decisamente più elevata per reggere meglio la traiettoria. Questo tipo di archi, come mi hanno fatto notare, sono stati utilizzati in tutto il mondo. Ho fatto una piccola ricerca e ho visto che sia dall'estremo oriente fino all'estremo occidente sono ancora utilizzati per scopo venatorio. Principalmente ancora oggi sono utilizzati in Messico e in Cambogia, mentre nella parte che riguarda la nostra nazione venivano utilizzati in Veneto, come mi hanno fatto notare anche nei commenti. Tra l'altro ho cercato alcune iconografie, non so se riuscirò a metterle nel video, ma sicuramente metterò il link. Detto questo, vi posso dire che quest'arco, come scritto anche ieri, non verrà utilizzato per scopo venatorio, ovviamente perché non mi piace la caccia, ma verrà utilizzato esclusivamente per divertimento tirando in 3 metri quadri di spazio oppure quando potremmo tirarlo a distanza, così da far prove sempre più precise e soprattutto sempre più dettagliate. Vi ringrazio come sempre, continuate a seguirmi, se vi va, anzi dovete condividere il video, un grazie e alla prossima.